ragione, Arturo, ad essere così triste e disperato. Ma permettete che mi presenti, sono il ragionier Rostino Millefiori. Meteorologo e batteriologo, astrologo, navigatore dello spazio e... Scusate il mio divagare, ma il campo delle mie conoscenze è vasto, vastissimo. Ma veniamo al dunque. Grigio, il dittatore Grigio, aveva condizionato completamente il mondo delle scienze. Questa situazione era la conseguenza dell'antica invidia che Grigio provava nei confronti di tutti gli altri colori, sin dai tempi più remoti della loro creazione. Soprattutto verde e violetto, da sempre i più pettegoli, dicevano come Grigio avesse appreso alla perfezione alcune buone regole del mondo degli uomini, per diventare quello che era diventato. Azzurro, il più sensibile tra tutti i colori, decise quindi di riunirli tutti, e siccome riteneva indispensabile quella riunione per l'intero avvenire, chiese la partecipazione della regina dei colori, la regina Luce. Thank you.
nemico, sconfiggi il nemico. Hai quanto dire quale fu? Fu cosa dura. Il nome di quei volontari nel cui cuore, per la missione selvaggia ed aspra, si rinnova la paura. Thank you.
generato Smog, alleato di Grigio e nemico dei coloni. Questo è il prezzo che fa pagare il progresso. Mi rendo conto del momento drammatico che stiamo vivendo. Tutti
tutti voi lo potete constatare. In questo modo non si può più andare avanti. E io adesso sono qui è per cercare una soluzione a questo problema. La forza di Grigio è grande e sembra sia impossibile sconfiggerla. Ma una soluzione c'è. E con il vostro aiuto riusciremo a vincere. Poteri, così rispondo. Tutti voi sarete a mia completa disposizione per la realizzazione del mio piano. La missione di Azzurro Rosso Nero ci ha fatto conoscere l'efficacia e la potenza delle armi degli alleati di Grigio. I tre valorosi coloni, però, mi riferirono anche che alcuni abitanti del mondo degli Omines gradirono molto la visita dei colori nei loro sogni. È Progresso che agisce in modo distruttivo nei cervelli degli Omines, costringendoli a sparare smog con le loro micidiali ciminiere. Se noi sferrassimo una massiccia offensiva introducendoci nelle loro menti dormienti, avremmo una larga possibilità di riuscita. Con il nostro splendore libereremo le loro menti da quel soffocante offuscamento che le costringe a servire Smog. Bloccato quest'ultimo, non sarebbe più in grado di aiutare Grigio, il quale, non avendo più potere, verrebbe subito destituito. Finalmente ci sarebbe quell'equilibrio che ormai anche la natura invoca a squarciagola. Si vivrebbe in una condizione migliore, dando vita agli anni e non, come ora, aggiungendo semplicemente anni alla vita. Da parte mia mi assumo il gravoso compito di affrontare la famiglia regnante di Progresso. Voglio sapere tutto sugli Omines, la loro storia, l'evoluzione compiuta dell'umanità. Per merito di chi? Le scoperte. Insomma, tutto ciò che lega il progresso all'uomo. E sono sicura, cari studenti, che qualcosa di buono c'è. Si può convivere con Progressus. Basta eliminare le cose negative che lo circondano. E il mondo risplenderà di nuovo, come voi l'avevate dipinto. Credete in me, credete nella vostra forza, e tra non molto questo.
il coraggio di Regina Luce. È forte la resistenza di Progresso, ma alfin la saggezza trionferà. Scacciate l'angoscia dai vostri cuori, dimenticate i vostri timori. Regina Luce si dedica alla lettura di storia, al libro grande dell'umanità.